Buonasera a tutti, dovreste sentirmi e vedere il monitor. Se mi date solo una conferma in chat, partiamo subito con la lettura del disclaimer. Ok, grazie Alberto. E possiamo partire. Allora, mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e delle avvertenze sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmil Europe LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera insieme a me c'è il buon Salvatore Labriola. Parleremo di un nuovo tool che ha implementato Salvatore. Chi ci segue sa che comunque abbiamo creato molti tool, tra cui quello più famoso è sicuramente la dashboard dei trader retail, ma anche altri tool, e quindi creeremo, poi organizzeremo una serie di webinar in futuro dove andremo a introdurre man mano nuovi tool, e questa sera parleremo del time box. Però prima di entrare nel vivo, come sapete, c'è la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmil. Questa veste è Tikmil Europe, quindi regolamentato dalla SAIS, che è registrato presso la Consob, il che dà la garanzia di fondi segregati separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. Tikmil è un broker non dealing desk, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,2 secondi, grazie agli oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse nel mercato, e non ci sono commissioni sugli indici. Sono disponibili anche i microlotti sugli indici americani, insieme a quelli già disponibili sul DAX. Allora, nel frattempo stavo leggendo un attimo le vostre chat, ok, sì, quindi mi confermate che è tutto a posto. Tornando al discorso di Tikmil, depositi e prelievi non ci sono costi, quindi potete depositare e prelevare senza costi aggiuntivi, e con Tikmil potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportuno, come scalping, arbitraggio, eccetera, e non ci sono requote, e quindi con Tikmil non avrete mai una riquotazione del prezzo. Questa è diciamo la registrazione di Tikmil presso la Consob. Ho preso un estratto dal sito della Consob, perché non è facilissimo trovare i vari intermediari senza succursale. Troverete Tikmil Europe con il numero di iscrizione all'elenco 4310. Tipologia di conti: sul lato CFD ne abbiamo tre. Quello di punta è sicuramente il conto Pro, insieme al conto VIP. Sono conti a partire con spread a partire da zero, con la commissione molto bassa, e il conto Classic poi non ha le commissioni, però gli spread sono un po' più alti perché partono da 1.6. Poi, grande novità di quest'anno, l'introduzione dei prodotti regolamentati, quindi parliamo del conto Futures, che è separato dal conto CFD, quindi qualora vogliate provare entrambi i conti, vanno aperti due conti distinti e separati. Con il conto Future avrete la possibilità, appunto, come dicevo, di fare trading sui mercati regolamentati attraverso diverse piattaforme. Quella nostra proprietaria è la CQG, però se avete altre piattaforme, come ad esempio Multichart, o altre piattaforme, potete comunque richiedere il data feed di Tikmil e quindi connettere poi con la nostra offerta molto vantaggiosa la vostra piattaforma di trading. Quindi, come dicevo, appunto, qui parliamo delle connessioni API, e mi soffermo un attimo su TradingView, perché su TradingView poi farò un webinar ad agosto dove vi faccio vedere un po' come si fa trading attraverso la TradingView con i prodotti regolamentati di Tikmil. C'è una promozione molto interessante per chi vuole approcciarsi al mondo dei prodotti regolamentati, però a costo comunque zero. Parliamo di costi fissi, perché sapete che comunque il data feed, le piattaforme su questi tipi di mercati hanno dei costi mensili. Fino ad ottobre questi costi vengono assolutamente azzerati, quindi non pagherete né il data feed né il costo della TradingView Pro,
quindi fino al 31 ottobre. Chi fosse interessato può mandarmi un'email a giuseppe@ticmill.com e comunque qui farò poi un webinar dedicato nel mese di agosto. Ritornando sul discorso dei CFD, Ticmill noterete dalla pagina ad esempio di MyFXBook, che è un sito esterno, come abbia sempre gli spread e le commissioni più basse del mercato. Ve ne accorgerete da queste caselle che si illuminano di verde andando appunto nella sezione dedicata agli spread, incluse le commissioni. E chiudo la presentazione con questa tabella dove vi mostro quelle che sono le commissioni che si pagano su un lotto di euro dollaro, escluso lo spread. Parliamo di 4 euro in apertura e chiusura sul conto Pro e 2 euro sul conto VIP, quindi sempre in apertura e chiusura, rispetto alla media degli altri broker, che più o meno applica un 6 euro, c'è un risparmio di circa il 30% con il conto Pro e oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io ho concluso la presentazione. Vediamo se c'è qualche domanda pertinente, perché mi sembra di sì. Cosa sono i tool? Lo vedremo adesso stasera, Pietro, in particolare il time box che ci presenterà Salvatore. Allora, ho ricevuto da Ticmill il preavviso di cripto, quando le avremo? Allora, le cripto non sono disponibili sulla regolamentazione UK perché la FCA li ha bannati per i clienti retail, quindi solo i clienti professionali possono lavorare sulle cripto, mentre chi vuole lavorare con la regolamentazione SISEC, che è quella che poi ho presentato questa sera, può operare sulle cripto anche se trader retail. Vanno abilitate sempre dalla vista di mercato, andando ad abilitare tutti gli strumenti, cioè dalla MetaTrader avete la lista, poi Salvatore ci farà vedere un esempio sul Bitcoin attraverso il time box. Allora, Antonio, dopo ottobre cosa succede? Credo che tu ti riferisca a Ticmill, al discorso della Training View. Ne parleremo ad agosto, però ti dico già che sono comunque costi molto abbordabili e competitivi. Allora, Salvatore, io ti do il benvenuto. Se vuoi ti puoi prendere il monitor. Ciao Giuseppe, ciao a tutti. Ho interrotto la condivisione. Quindi vado in condivisione io. Sì. Dimmi se vedi il monitor. Sì, allora parlaci un po' di questo tool che hai creato, il time box, e io ti lascio la parola, poi se ci sono delle domande pertinenti ci fermiamo un attimo e ti pongo la domanda e quindi poi riprendiamo il discorso. Ok, vabbè, innanzitutto la premessa, che cos'è il tool? I tool sono altro che delle applicazioni, chiamiamole così, utili e funzionali per diciamo, nella piattaforma MT4 per il nostro trading. In questo caso il tool viene espresso da questo indicatore, ma il tool potrebbe essere anche un expert advisor, come potrebbe essere anche uno script. Sono strumenti automatizzati che aiutano il trader a prendere decisioni di investimento. Nella fattispecie stasera vi volevo presentare questo time box. Time box in realtà è un indicatore che avevo programmato già tanti anni fa. Fanno parte di quelli, diciamo, di quegli indicatori che poi ho comunque tralasciato, insomma, nel tempo mi sono dedicato ad altri lavori. E oggi invece, viste anche alcune richieste di alcuni trader, clienti, che mi hanno chiesto alcune, diciamo, applicazioni molto simili a quello che era il vecchio time box, ho detto ma quasi quasi lo vado a riprendere e faccio una rivisitazione di questo time box. Ed è venuto fuori credo un discreto lavoro, adesso ve lo presento nelle sue particolarità, poi Giuseppe se ci sono delle domande nello specifico mi fermi e rispondiamo a tutte le domande. L'indicatore si presenta come lo state vedendo adesso sul vostro monitor, è sostanzialmente andiamo a stabilire una fascia di prezzo entro cui l'indicatore deve semplicemente segnalarmi un minimo e un massimo. Quindi questa zona di questo box arancione che vedete è la zona in cui io vado a fotografarmi questi minimi e questi massimi. L'uscita da questo diciamo il break up nella parte superiore, il breakdown nella parte inferiore, mi decreterà tra virgolette un potenziale diciamo spunto operativo rialzista nel caso di break up, ribassista nel caso di breakdown.
anche fatto delle proiezioni di, diciamo, dove targettizzare eventualmente il movimento, a seconda adesso delle variabili esterne che andiamo a vedere fra un po', segnalando quale potrebbe essere il target, un primo target, diciamo, molto ravvicinato, e un secondo target ancora più lontano. Sono anni che programmo, però ogni volta mi capita questa cosa. Puntualmente, quando faccio delle presentazioni, l'ultimo valore, comunque l'ultima indicazione è sempre quella migliore. Che cosa voglio dire? Che oggi proprio il time box applicato su questa sterlina dollaro su M5 mi avrebbe fatto fare un ottimo ingresso long qui in area 1,38,47 con un primo target e un secondo target presi in pieni. Questo capita sempre quando poi l'operazione magari non la vado ad effettuare. Andiamo a parlare adesso innanzitutto, per chi non conosce come si installa un indicatore, io poi vi passerò il link da cui scaricarlo, o comunque me lo richiedete, diciamo, tramite contatto privato. Una volta scaricato sul vostro PC, come al solito, come nella procedura classica, lo andate a installare nella cartella MQL4, l'aprite da qua, fate file, apri scheda data, MQL4. Siccome è un indicatore, va messo nella cartella indicators, nella vostra cartella indicators, lo troverete insieme agli altri. Dopodiché, o chiudete e riavviate la piattaforma, oppure semplicemente andate sul vostro pannello del navigatore, gli date l'aggiorna e ve lo troverete nel vostro elenco degli indicatori. Una volta, diciamo, nel vostro pannello degli indicatori, vi basterà semplicemente innanzitutto selezionare lo strumento su cui lo volete provare. Una premessa va fatta d'obbligo: è chiaro che dovreste avere una piattaforma con una base dati storica già presente, già scaricata, altrimenti dovete prima fare, ma questo vale per tutte le cose, dovete prima diciamo, configurare la piattaforma, scaricarvi un adeguato storico, perché altrimenti potreste trovare dei buchi, diciamo, nello storico della vostra M4. Quindi il consiglio principe è questo: la prima cosa da fare è scaricare gli storici di M4. Poi, volendo, in privato vi do anche un altro tool che vi aiuta a fare questa operazione. Io questa operazione già l'ho fatta, perché questo è un conto demo. Che cosa ho fatto? Ho trascinato l'indicatore sul chart dove mi interessa vedere il time box, e mi escono fuori queste variabili esterne. Riprendo Salvatore, ti do un un attimo interrompere perché c'è Guido che chiede se è attimo. Sì. giusto che si vede in piccolo lo schermo con la MT4 e invece si vede in grande la scritta Salvatore Labriola. Non so se è una tua È un conferma, problema Salvatore. della mia risoluzione del mio monitor. Vi prometto che da settembre in poi questo problema non ci sarà più, perché il mio monitor, io sono è rimasto so, in questa piattaforma, cioè in questo computer dove programmo, ho dei monitor ancora 4/3, e questo è il motivo per cui lo vedete rimpicciolito sul vostro. Però io lo vedo bene, non so se gli altri anche al di fuori di Guido vedono comunque una piattaforma e quindi riescono a seguire il webinar. Cioè, Sono fammi capire, le variabili esterne, adesso che sono in sovraimpressione, non le Ok, leggo. si vede chiarissimo, lo vedo bene. Ok, quindi magari è forse un problema del singolo. Ok, la mia preoccupazione era che tutti vedeste appunto solo una piccola piattaforma, io però vedo e leggo benissimo. Quindi adesso, visto che sono importanti le variabili che andrei a spiegare, è necessario che si vedano chiaramente. Quindi... Vediamo, sì, le vediamo passo passo. Allora, innanzitutto Ok, andiamo a allora settare. quindi hai spiegato il time box con queste proiezioni. Ho spiegato, esatto, sì, ma adesso lo vediamo poi passo passo, perché questo era già preconfigurato, questo time box. Andiamo a vedere come si costruisce. La prima cosa, diciamo, il primo campo da settare è stabilire quanti giorni vedere. Cioè, in teoria, voglio stabilire quanti box voglio vedere nello storico. Posso settarne 5, 10, 20, 30, e a seconda di quello che andate a settare, poi vi proietterà sul grafico questi 5, 10, 20, 20 box. Ecco perché il motivo per cui dovete avere un sufficiente storico, perché altrimenti mettete 20 box e ne fa vedere solo 15, perché non avete sufficiente storico. Questo è abbastanza banale. La prima cosa da settare è l'orario del box. In questo caso è settato un box che parte dalle ore 8 alle ore 9. Chiudo un attimo la schermata, perché ve lo faccio vedere qui. Quindi lui che fa?
prende la candela delle 8, la candela delle 9, e per me questo è il box su cui io devo andare a calcolare le proiezioni, è il minimo e il massimo. Attenzione, perché questo è fondamentale, perché dovete capire questo passaggio, perché ho creato una variabile esterna apposta che si chiama trend, scusate, time end in the box, scusate l'inglese, però mi viene più comodo così. Se lo mettete a true, che cosa significa questo? Vuol dire che la fine del box deve corrispondere con la candela delle 9, cioè la candela delle 9, come in questo caso, è all'interno della zona arancione. Va da sé che se io utilizzo un time frame a M5, la prossima candela sarà quella che scatta alle 9.05. Se io utilizzo un time frame più lungo, faccio per dire un orario, se la candela è all'interno del box, noi andiamo a escludere tutta la fascia che va dalle 9 alle 10. Volendo, potete evitare questa cosa settando questa variabile esterna, trending box, a false. Che cosa succederà? Nell'ipotesi del 5 minuti, come vedete, la candela delle 9, cioè quindi che è partita alle 9, mando a fare la posta e poi all'orario di apertura del mercato, diciamo, del cash, la candela delle 9 vi è già fuori dal box, quindi è già utile per il calcolo poi delle statistiche che andiamo a vedere. Quindi il box da dove partirà sempre dalle 8, ma l'ultima candela sarà quella delle 8.55, perché allo scattare della candela delle 9 noi siamo già out of box, cioè all'interno praticamente di questo canale, e sulla base del quale io devo calcolare poi le proiezioni. Quindi cercare di capirlo bene questo meccanismo, perché è molto importante, soprattutto se poi andate a switchare sui time frame. Quindi questa candela la devo comprendere o la devo escludere? Adesso comprendiamola per tornare come era prima, eccolo qua. Quindi la candela delle 9, come vedete, è all'interno del box. E da qui in poi inizio a calcolare le mie proiezioni. Questa è in funzione diretta, ripeto, del time frame che utilizzate. Proseguendo con le variabili esterne, andiamo a vedere queste proiezioni. Io ne ho settate due, cioè una è automatizzata sulla base dei livelli di Fibonacci. Quindi se questo view Fibo level è impostato su true, diciamo, non c'è da settare assolutamente nessun tipo di livello. Questi livelli vengono automaticamente calcolati, sia il break up e il breakdown sotto, che è proporzionato all'ampiezza del box. Questo mi piace particolarmente, perché voi potreste anche settare un margin break, chiamiamolo così, una rottura di questo box con dei pip a vostro piacimento. Però questo numero di pip che voi andreste a mettere potrebbe essere tanto come potrebbe essere poco. In questo caso Fibonacci, per dire Fibonacci, diciamo, ci viene in aiuto, perché va a fare una proiezione proprio calcolata sull'ampiezza del box. Quindi più il box sarà largo, più i livelli saranno ampi; più il box sarà piccolo, più i livelli saranno ravvicinati. Ma volendo, poi potreste, chiaramente faccio la proiezione sempre con i livelli di Fibonacci, andando a evidenziare quello che potrebbe essere un target 1 e quello che potrebbe essere un target 2. Se non volete, diciamo, assecondare i livelli di Fibonacci, ma volete metterli voi a mano, basterà mettere qui la variabile view Fibonacci a false, e a questo punto entra in gioco la variabile margin break. Ok, ho escluso il Fibonacci. Che margin break devo utilizzare perché devo fare la mia entrata? Adesso ipotizziamo, siamo su 5 minuti, mettiamoci solo due pip, e vi faccio vedere come cambiano i livelli. I livelli poi diventano questi. Quindi abbiamo messo due pip di distanza per indicare il break, e a quel punto ho avuto altre proiezioni. Come le vado a calcolare le proiezioni? Le proiezioni, vabbè, faccio su Fibonacci, vabbè, sono i livelli di Fibonacci. Per quel che riguarda invece l'operatività in manuale discrezionale, non faccio nient'altro che aggiungere al livello del break up l'ampiezza del box per il primo target, doppia ampiezza per il secondo target. Qua in questo caso, per esempio, mentre con Fibonacci saremmo usciti, ve l'ho fatto vedere prima, saremmo usciti con il target 2, con il livello da me impostato, ho impostato due pip di ingresso, il target 1 me l'ha preso, il target 2 c'è andato molto vicino, l'ha sfiorato, però in realtà non lo ha toccato.
Fin qui credo che dimmi se Giuseppe ci sono delle domande. Sì, ci sono delle domande. Allora, quindi il discorso della variabile, uno esclude l'altro, no? Se io Sì, metto il... Ok. uno escluderà. Allora, Andrea non ha capito la logica che sta dietro al box, forse perché parli di breakdown, quindi... allora, è un trading direzionale in uscita da quel box, che Sì, poi si può vabbè. leggere anche sempre in diversi modi. La Quindi, se vuoi... possiamo, vabbè, diciamo, questo si sposa con parecchie logiche di intervento. Cioè, io quando vedo delle linee su un grafico, poi chiunque può inventarsi una sorta di volatilità. Lei, diciamo, l'indicatore è nato per catturare l'esplosione di volatilità, quindi è di tipo trade follower, non è nato per il mirror investing. Per il mirror investing, magari si potrebbe utilizzare ben altri strumenti, però non escludo che anche questo potrebbe essere utilizzato come mirror investing, magari ipotizzando di fare un ingresso short al raggiungimento del take profit 2. Esatto. Ora, questo non l'ho implementato nelle statistiche perché non è nato con questa idea. L'idea è nata con l'idea di focalizzare una fascia di mercato che andiamo a decidere noi dalle 7 la mattina alle 9 piuttosto che dalle 15. Non lo so, voglio catturare l'esplosione di volatilità dell'apertura americana. Sappiamo che i mercati americani aprono alle 15:30. Mi vado a fare un box dalle 14:30 proprio alle 15:30. Quindi mi vado a prendere quel minimo e massimo generato dalle 14:30 alle 15:30 e sarò pronto a catturare la prima esplosione di volatilità dettata proprio dall'apertura americana. Attenzione che questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio perché magari può esplodere da un lato e poi venire giù rapidamente senza aver toccato né il take profit 1 né il take profit 2. Ma questo poi adesso poi ve lo faccio vedere con le statistiche, magari con graficati, diciamo, i livelli di entrata e di uscita. Magari molto più comprensibile. Una volta fatto questo, possiamo eventualmente, vi ho inserito anche un alert, che se lo mettete da true, nel momento in cui rompe, quindi vi va a toccare questo breakup o questo breakdown, vi appare un pop-up, che vi avvisa, guardate che ho fatto un breakup su sterlina dollaro M5, perché ripeto, questo è sempre solo un indicatore, lui non esegue nessun tipo di trading, è solo indicatore. Sì, che poi tu hai la versione L'expert, ma noi per questione di compliance non possiamo promuoverlo. Quindi non è che non si sia fatto l'expert su questi ragionamenti perché sono molto oggettivi, però è un discorso proprio di meramente di compliance. Quindi la logica è molto chiara, si È molto definiscono chiaro. dei box. Andrea ti fa un'obiezione, quindi dicendoti che qualunque box potrebbe andare bene, però in realtà se si vanno, a mio avviso, poi correggimi se sbaglio, come hai fatto vedere tu, a individuare quelle fasce orarie che magari sono ancora dormienti prima di un'esplosione di volatilità, come appunto quella di Londra, magari prima di Wall Street, si può comunque magari fare un tipo di trading. Mettendo come riferimento questi target che tu hai inserito, Assolutamente. e poi secondo me io già ho visto le statistiche, sono molto carine perché chiunque poi si può calcolare il proprio box, vedere un po' qual è quello, il box che risponde meglio in una determinata fascia oraria, e dalle statistiche che si hanno si può poi decidere di fare comunque il proprio Tirare delle trading. conclusioni, assolutamente. Mi permetto solo di dire due cose. Allora, quello che voglio trasferire stasera, sono due concetti importanti. Uno, la semplicità dell'operatività. Cioè, qui come vedete c'è solo un indicatore, non vedo medie mobili, non vedo Ichimoku, non vedo assolutamente nulla di tutto questo. Perché è chiaro che poi, abbinato a un discorso diciamo, di filtri, si possono mettere in piedi determinate altre strategie. Cioè, in un trend che è marcatamente long, magari io mi vado a cercare solo i setup rialzisti e non mi vado a cercare i setup ribassisti. Questo però lo lascio alla vostra discrezionalità. E tra l'altro, l'altro concetto che vi voglio trasferire è proprio la possibilità che con questo indicatore avrete da domani, insomma, quando poi avrete in piattaforma, è proprio quella di ricercarvi, tra virgolette, un qualche bias su fascia oraria. Il box, quasi tutti i box, anzi, è molto difficile trovare un setup, diciamo, una fascia oraria che funziona discretamente bene. È più facile trovare un time box che magari mi dà delle statistiche negative. Motivo per cui,
con l'utilizzo di questo indicatore voi potreste avere un'idea. Mi diceva prima, potrebbe guadagnare, potrebbe perdere. Ecco, questo è un esempio, per esempio, di perdita. Cioè qui abbiamo un breakdown, siamo entrati, non abbiamo toccato il take profit 1, né tantomeno il take profit 2, e l'operazione è andata in stop. Questa è un'operazione in stop. Poi magari mi sono fatto la buy e probabilmente ho portato a casa qualche cosa, ma questa è un'operazione che va in stop. Ma adesso lo capite subito con le statistiche, perché dalle statistiche riuscite immediatamente a capire il funzionamento. Poi su qualche strumento, chiaramente quegli strumenti che hanno proprio in natura intrinseca carattere di mirror betting, è evidente che sarà molto complicato trovare un box diciamo più o meno funzionale. La cosa simpatica di questo indicatore è che voi potete anche trovarvi delle fasce orarie diciamo spezzettate, cioè voi, nessuno vi vieta di fare un box dalle 8:20, dico, faccio un esempio, alle 9:35. Chiaramente se utilizzate questi, diciamo, questi inframinuto, regolatevi con il time frame. Chiaramente se dovete viaggiare dalle 8:20 alle 9:35 dovete farlo girare su un M5. Non lo potete far girare su un M15, perché altrimenti il time box non riesce a rintracciare le 8:15. Perché questo fa dalle 8:15 poi alle 8:30 e salta il vostro orario. Quindi adesso tu stai rispondendo anche a una domanda, non mi ricordo il nome, chiedo scusa, in cui si chiedeva se è possibile appunto individuare due time box nella stessa giornata, come ad esempio quella di Londra e New York. Allora, sullo stesso grafico, diciamo come indicatore, no, cioè si potrebbe fare, ma non l'ho fatto volutamente perché se volete mettere due proiezioni vi aprite due grafici separati, ma questo perché nell'expert si potrebbe anche eventualmente pensare di fare, non perché chiaramente l'expert è uno e lo mettiamo solo su un grafico, ma l'indicatore, se metto due fasce o tre fasce non capireste più nulla, nel senso, in termini di target non capireste se questo target è il target del box 1 o del box 2. Semplicemente vi divertite con un solo box. Una volta che avete selezionato anche due fasce orarie, sapete che avete due setup, due setup papabili sullo stesso strumento. Quindi, che ne so, mi faccio un break della mattina e un break della sera, massima libertà di movimento. Quello che non vi ho lasciato esterno è la fine della proiezione del box, cioè questo orario qui non lo potete decidere voi esternamente, ma se lo vado a calcolare da solo, perché per evitare l'errore che magari uno mette un box che va a finire nell'altro box e quindi creerebbe dei problemi all'indicatore. Quindi il box si autoferma a seconda dello strumento e a seconda del time frame utilizzato. Sì, in questo caso, faccio un esempio per riportare lo stesso esempio, questo è un box dalle 8 alle 9, vediamo fin dove ha fatto la proiezione l'ha fatto fino alle 5 di mattina, quindi massimo fino alle 5 di mattina, perché poi devo lasciare tot barre libere, perché devo essere pronto con il nuovo box che ripartirà alle 8 del mattino successivo e terminerà alle 9 come programmato. Ok, allora, prima di parlare di statistiche, c'era un'altra domanda su cosa sono quelle linee tratteggiate, la metà del box. Sì. Immagino, no? Sì, come mai le riportate? C'è qualche logica? Sì, c'è qualche logica, perché volendo, in una delle modalità di stop che andiamo a vedere, potrei stopparmi a metà di questo box, cioè non necessariamente la sell che ho fatto qui deve stopparsi a stop reverse, potrei anche decidere di non stopparla proprio oppure di stopparla a metà del box. Questo perché mi piaceva molto trovare, nell'ipotesi, insomma, uno poi lo ricerca, un rapporto rischio-rendimento adeguato. Va da sé che se noi entriamo sell qui e per prendere questo take profit di 5 pip, ma ne rischiamo 20, non siamo in un'ottica di money management corretto. Questo ne convenite sicuramente. Probabilmente al take profit 2, forse sì, siamo in un rapporto 1-1. Ma con il primo livello di take profit non ci siamo, e allora ho voluto dare questa ulteriore chance di mettere uno stop un po' più ravvicinato, considerate che poi abbiamo 10 pip di stop, quindi, cioè, come questo box, quindi siamo già borderline, se ci prendiamo questo stop, pazienza, vuol dire che questa sell è andata perdita. Però le statistiche poi ci diranno se vale la pena, se magari valeva la pena rientrare su questo nuovo break, perché lui che ha fatto qui
ha toccato questo livello e poi se avessimo accettato lo stop a metà box ci saremmo stoppati, ma potrei anche poi dirgli nelle statistiche, nel caso dovessi riprendere di nuovo la corsa al ribasso, rifammi un'altra volta la serie. E quindi le statistiche poi mi dicono se ne vale la pena oppure no. Ok, partiamo allora proprio con la sterlina, vediamo che tipo di statistiche. Vabbè, adesso vi faccio vedere, vi avevo anche selezionato un po' di statistiche, ma poi adesso le facciamo adesso proprio insieme. Quindi siamo arrivati all'alert black level, quindi questo vi dà il pop-up. Box color, non lo spiego nemmeno, è il colore del box. E qua siamo al discorso delle statistiche. Per vedere le statistiche dobbiamo abilitarle, quindi view statistic lo mettiamo a true. E per ora lo lasciamo così, spieghiamo innanzitutto che fa questo view statistic true. View statistic true vi appare un bel pannellino qui in alto sulla destra che volendo potete spostare. Vi ho scritto il box di riferimento qual è, dalle 8 alle 9. In questo caso, come si legge questo pannello? Abbiamo avuto 5 box, la media del range di questi 5 box, mediamente questi box erano di 16 pip e 14 per la precisione. Abbiamo avuto, sulla base del settaggio che poi andiamo a vedere dopo, 8 trade, di cui 7 hanno colpito il take profit 1, l'87% delle volte è andata a take profit 1. Take profit 2 non è stato selezionato, mediamente il take profit 1 è stato di 5 pip e 41, non so se si legge Giuseppe. Sì. Ok. Il take profit 2 non è stato selezionato dalle variabili esterne, ho messo uno stop che è stato colpito una volta sola ed è in modalità out of box. Quindi questo stop, ecco per intenderci, questa serie che è entrata, si sarebbe dovuto stoppare qui. Non l'ha toccato questo livello, per cui è andata a take profit 1 e mi ha conteggiato questa operazione in profitto. Mediamente, vabbè, in questo caso è una sola perdita, quindi ho perso 26 pip, ho guadagnato netti 11 pip e 20, cioè tutti i take profit che ho preso, meno lo stop loss che ho preso, ho guadagnato comunque 11 pip e 20. Non ho avuto box neutral, che sarebbero questi total trade neutral 0 e pip neutral 0. Che cosa sono questi trade neutral 0 e pip neutral 0? Può succedere a seconda del settaggio o a seconda diciamo del vostro diciamo set diciamo di variabili esterne che questa sell non raggiunge né lo stop né il take profit 1 né il take profit 2. A quel punto si chiuderà a fine del box, in chiusura di questo box, vi rimpicciolisco un attimo, magari se c'è un esempio ve lo faccio pure vedere, però questa serie che stavamo vedendo prima, mettiamo per ipotesi per assurdo, non ha toccato questo stop loss, diciamo l'outcome box o alpha box, a seconda come selezionato, non ha toccato il take profit 1, non ha toccato il take profit 2, a quel punto sta serie è ancora in piedi, a fine di questo box io la chiudo e in questo caso la chiuderei qui. E poi vediamo pure come andarla a vedere nelle statistiche. Ok, questi sono casi però molto rari in cui non si muove. Sono casi rari se sono selezionati diciamo le uscite, quindi a target 1 o a stop loss. Ma volendo sono casi voluti, se io gli vado a dire qui exit trade end box. Se questa la metto a true, allora non deve mai uscire. Vogliamo fare l'esempio, visto che ci troviamo adesso, gli mettiamo true a questa variabile. Che farà questa sella? Sta sella non ha toccato out of box, non ha toccato il take profit 1 e il take profit 2 sono stati deselezionati, quindi come vedete non sono stati colpiti perché li ho deselezionati io, attivando questa chiusura qui. Quindi l'uscita di questa sella è arrivata qui, mi ha fatto guadagnare 59 pip. Quante volte è successa questa cosa? È praticamente successa 6 volte e ho avuto tra tutte le volte, tra positivo e negativo, comunque un totale di 31 pip e 70 a mio favore. Come qualcuno più diciamo con l'occhio attento avrà notato che trend sono 7, ma me ne calcola 6. Questo perché? Perché abbiamo l'ultimo trend che non sappiamo di che morte finirà. Quindi dobbiamo aspettare che finisce questa proiezione. Quindi lui la considera come entrata nel total trade, quindi abbiamo questa settima entrata, ma non sappiamo nulla di questa entrata. Quindi nelle statistiche questa non,
non è previsto. Ok, quindi quella di oggi sarebbe entrata su sì, sul break-up, quindi avrebbe preso il target 1 e il target 2, quindi in questo caso sia l'alpha box, che è quella linea tratteggiata, lo andiamo a vedere, visto che l'altro... lo andiamo a vedere, mettiamo questo, lo dobbiamo escludere, a questo punto lo dobbiamo escludere, mettiamo target 1 e l'operazione, come vedete, adesso è apparsa. Sia se mettevo alpha box, quindi qui, e sia se mettevo out of box, comunque mi sarebbe andata prima TP. Questo legge, diciamo, in corso d'opera, quello che sta facendo. Quindi ha toccato prima il TP, per me l'operazione usciva. Stessa cosa, così andando diciamo, con il discorso delle variabili esterne, target 1 succede questo. Ma che succede se invece di chiudere a target 1 l'operazione la porta a target 2, sempre lasciando lo stop out of box? A questo punto l'operazione è andata a chiudersi qui. È abbastanza intuitivo, come diciamo, come ragionamento. Sì. Andiamo a vedere le strategie. Poi qua chiaramente vi divertite con tutte le combinazioni possibili e immaginabili. Un particolare attenzione va dedicata a questo strategy mode. Ce ne sono tre, per ora ne ho previste tre. Abbiamo la modalità OCO, ve lo faccio vedere in diretta. OCO che fa? OCO, andiamo a mettere, vediamo un po', vediamo dove, ecco qua. Prendiamo questo esempio. Box, sell, take profit, fine della giornata. Non considero più niente. Non mi faccio questo buy, non mi faccio quest'altra sell e via dicendo. Cioè faccio praticamente un'operazione all'altra. OCO, cioè una cancella l'altra. Quindi è entrata la sell, avevamo settato il TP2, ok, e queste sono le statistiche. Ok. OCO, strategy mode, bidirectional, come era settato prima. Bidirectional che fa? Che fa? Mi fa tutte quante, quindi mi farà una sell, mi farà una buy, mi farà un'altra sell. Ecco, questa sell, per esempio, che non ha toccato il take profit 2, e allora lo considero come calcolo del profitto a chiusura del box. E avrò queste statistiche. Tutto chiaro fino a qua? Sì, poi ci sono delle domande, però continua, finisci la spiegazione. Retry after stop, altra modalità. Questa è una modalità che, insomma, mi piaceva vederla, mi piaceva provarla, ma probabilmente c'è anche qualche settaggio abbastanza simpatico. Chiaramente, mettendo retry after stop, è il caso di mettere, non è il caso di mettere lo stop mode out of box, perché è assolutamente inutile. Cioè questa modalità serve nel momento in cui mettiamo alt box, e lo andiamo a vedere. Vediamo un caso, eccolo qua, è proprio qua. Quello che vi dicevo prima, no? Sell, alpha box, retry true, quindi rifammela. E abbiamo queste statistiche. Quindi praticamente mi prendo tutti gli stop ad alpha box, però nel caso in cui si dovesse ripresentare l'occasione di un nuovo breakdown, rientrami. Che statistiche mi dai? Chiaramente adesso l'abbiamo fatto su 5 box, giusto? A fine diciamo educativi, va da sé che dovreste aumentare il numero di box almeno una ventina di giorni. Nel momento in cui avete selezionato il vostro diciamo, avete trovato il vostro settaggio, questa statistica la potete semplicemente chiudere con il pannellino. Vi sparirà, nel momento in cui avete chiuso il pannellino, l'avete ridotta icona, vi spariranno anche le frecce, perché altrimenti sporca il grafico, e avete il vostro time box pulito. Tutto qua. Ottimo. Allora, Pietro ti chiede se il time frame vale solo sui 5 minuti e se vale per tutti i prodotti. Allora, il time frame è direttamente correlato soprattutto al discorso della fascia oraria. Se tu metti una fascia oraria, così come l'ho messa io adesso, dalle 8 alle 9, puoi girare su qualunque time frame. Se tu metti una fascia oraria, come ti ho fatto vedere prima, faccio un esempio, dalle 8, adesso parlo proprio per assurdo, dalle 8 e 23,
alle 9:37, va da sé che l'unico time frame che devi utilizzare è il minuto, perché non puoi, non rintraccerai mai quello all'8:23 se sei su 5 minuti, 15, M30 e via dicendo. Il mio consiglio è: più abbassate il time frame e meglio è, però attenzione che più abbassate il time frame e meno storico avete a disposizione. Diciamo che un 5 minuti, un 15 minuti è più che sufficiente. Ora vi faccio capire questa cosa, perché ve lo voglio far vedere. Io metto un box dalle 8 alle 9, no? E voglio mettere 50 box, voglio dire 50 giorni indietro. Come vedete, i box che io ho rintracciato, nonostante ne volessi vedere 50, lui me ne ha fatti vedere solo 18, perché il mio storico più indietro di 18 box non mi può far vedere. E anche qui poi giocate con il discorso delle variabili. Ma che succede se faccio questo? Che succede se faccio questo? Cambieranno chiaramente le statistiche. Cioè, stai dando una sorta di backtest dell'indicatore. Bravissimo, questa è una sorta di backtest. Chiaramente ci sono delle cose da dire. Io entro esattamente a livello, quindi non considero spread, non considero slippage, però è per darvi il senso, è per darvi l'idea se un box può avere senso oppure no. Per esempio, questo potrebbe avere un certo senso, perché vedo delle statistiche a mio favore. Se cambio l'entità del faccio un box, diciamo, adesso che cos'è, sterlina d'oro, dalle 11, faccio un esempio, alle 12, ma magari guadagno pure questo, vediamo se... Eccolo qua, questo è un box che perde. Questo è un box che mi ha perso in questa modalità, quindi portando a te... Una curiosità, metti dalle 8 alle 8:55. L'obiettivo del webinar è proprio questo, la curiosità. Io voglio farvi... E poi ne ho altre due che ti voglio far... Dalle 8? Dalle 8 alle 8:55. Hai messo 80? Mi sembra un po' esagerato. Dalle 8... alle 8:55, no, hai messo, no, l'hai sbagliato. Ho sbagliato io, scusate. 8, ho messo fino a mezzanotte, giusto? No, che cosa sta facendo? Lì 8, no? Sì, è lì sotto 55. Okay. Sono anche un po' stanco, questo non mi dovete perdonare, ma eccolo qua. Ok, quindi qui si anticipa di 5 minuti l'eventuale... Ma questo lo puoi correggere anche con quella discorso. Se tu lo devi fare così, dalle 8 alle 9, questo lo metti a polso, time ending box, lo metti a polso, vuol dire che la candela della 9 la devi escludere, e hai lo stesso identico box. Ok. Adesso la freccia non ti vede, perché qua nell'ambito della stessa candela ha preso il Take Profit 2 immediato. E hai queste statistiche. E qui vengono riportate esattamente come hai settato il diciamo le tue variabili esterne. Hai uno stop loss up box, magari lo possiamo... Sugli indici l'hai fatto qualcosa? Hai già visto un po' di statistiche? Si sposa molto bene sugli indici. Anzi, sul Forex è abbastanza complicato trovare dei settaggi, però ci sono. Cioè, sicuramente questo è un esempio. Ci sono sicuramente. Sugli indici è ancora più bello perché quando, soprattutto DAX, Dow Jones, Nasdaq, quando partono. E in effetti vi ho selezionato alcuni box che vi avevo preparato. Ecco, guardate questo box su US30, quindi Dow Jones, come è settato. È settato dalle 13 alle 15, quindi mi voglio prendere queste due ore prima dell'apertura americana, gli lascio una mezz'oretta libera. È settato in questa modalità. E mi dà questi risultati, 500 punti. Non so pochi, Ho anche avuto in questa modalità due che non si sono andati in neutral, cioè praticamente sono chiusi a fine giornata, e che mi hanno fatto perdere 12,21. Ora in questi 516 dovrei togliere questi 12,21 perché non sono implementati. Non li ho voluti implementare proprio per tenerli separati, l'ho fatto apposta questa cosa. È implementato lo stop, gli stop loss sì, ma l'uscita diciamo a fine giornata non è implementata. Quindi in questo caso è 516 meno 12,21. Vabbè, sono 500 punti per intenderci. Nasdaq, anche qui, altra modalità. Guardate, ho fatto un box allucinante dalle 15 alle 13. Quindi mi sono preso la prima mezz'ora di trading, no? Quindi il mercato cash apre alle 15:30, lo faccio sfogare per una mezz'oretta,
e poi mi vado a vedere il box. Questo è uno stop, questo è un ottimo stop loss. Questo è un ottimo stop loss. Le statistiche mi dicono che però su vendi box, nonostante gli stop... Vabbè, però lì ha preso il target, no? C'è il target 1 che è stato preso, l'ha sfiorato, forse non è... Bella domanda, però noi nel Tech Profit, adesso in questo settaggio, abbiamo messo target 2. Ah, ok. Quindi se tu vuoi vedere la modalità target 1, quindi la vuoi vedere quella cosa, target 1, guarda come cambiano le statistiche, ok? Ti sei preso questo target 1, molto bello, molto veloce, però attenzione che guarda come è abbassato il net profit. Ok. Quindi questo è anche ottimo, queste statistiche, per evitare quelle Esatto. magari illusioni ottiche che Quell'illusione, vediamo. l'occhio umano, questo lasciatemelo dire, va sempre dove ci piace, no? Cioè, sempre, sempre, sempre dove ci piace. Poi quello che non ci piace tendiamo a non vederlo. Con queste statistiche, con queste, diciamo, come dire, graficare diciamo, le entrate, vi dà parecchio il senso è molto, 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 molto simile al backtest, molto, molto simile. Allora, una volta che avete trovato, diciamo, un settaggio che ne vale la pena, allora a quel punto poi, insomma, trasformarlo in expert è abbastanza... No, no, è molto bello perché comunque è un indicatore, quindi già hai queste statistiche in maniera molto semplice e immediata, quindi senza dover poi lanciare backtest e quant'altro, quindi può essere sicuramente un valore aggiunto a quelle che sono poi le nostre riflessioni, le nostre operazioni di trading e dire ok, ma mi conviene stare davanti al monitor in una determinata fascia oraria e cercare dei breakout se poi se gli ultimi 30 giorni non ha mai funzionato, è cambiata la natura stessa dello strumento, quindi veramente un bel lavoro, infatti ti fai i complimenti Alberto. Grazie. Allora, Salvatore ti chiede, avendo uno storico adeguato, fino a quanti box posso analizzare? C'è un limite tecnico Il dell'indicatore? limite tecnico è 200 box. Ok, che sono gli ultimi 200 box, 200 giorni, 200 box in quasi. teoria, se lo settate normalmente, cioè, diciamo, sono 200 giorni, quasi ne Però in quel caso è molto, si appesantirebbe comunque la piattaforma. è... Beh, sì, io però vi consiglio questo, cioè, non è che una volta che l'avete trovato le statistiche, cioè poi vi affacciate, insomma, questo lo potete anche escludere, no? Vabbè, questa è una statistica euro dollaro, te la volevo far vedere, dove non abbiamo una grande percentuale di profitto, no? 58%. Comunque è migliore rispetto alla Germa monetina, però comunque questo ci ha fatto guadagnare 100 PIL con questa euro dollaro. Ok. Stavo dicendo, aspetta, voi qua potete anche inserire 200 giorni, ma dipende dallo storico che ci avete. Nel momento in cui avete trovato le statistiche, ogni tanto ve le andate a rifare perché non è che cambiano, cioè che quelle si aggiorneranno di giorno in giorno in base appunto ai giorni che ai box che si vengono a creare. Però il mio consiglio è, una volta che l'avete creata le statistiche, se non vi servono, le potete o chiudere qui sopra, meglio ancora se questo lo mettete a false, view statistic false, e togliete calcolo al vostro indicatore. Questo è, diciamo, abbastanza scontato. È inutile tenerlo così. Cioè, una volta che le ho fatte le statistiche, magari me le segno da qualche parte. Cioè, nel senso, mi salvo il, come si chiama, il template, no? Cioè, il formato. A quel punto me lo salvo. Questa è un'altra statistica su Euro-Yen. Quello di Euro-Dollar, se lo chiudo... No, aspetta che era false, lo metto a true. Giusto per farvi capire, questo è un Take Profit 2, quindi vado a Target 2, con Euro Yen mi va bene il Take Profit 1, dove Ok. ho, guardate, il 94% delle volte, queste sono percentuali bulgare, 94% delle volte è andata a profitto, e ho preso in totale 142 pip. Certo, il take profit è molto basso, parliamo di 5 pip, avete ragione, ma questo dipende dall'entità del box. Comunque Proprio con gli 140. spread molto bassi di Techmill si riesce a fare questa operatività. Allora, purtroppo siamo quasi alla fine del webinar, ci sono un po' di domande, quindi
questo era far vedere qualcos'altro il Bitcoin, questo non... no, questo per far vedere che se avete lo storico anche su Bitcoin, vi ho selezionato un settaggio al volo, e qui vabbè parliamo di altri punti. Ok, in questo caso appunto il Bitcoin lo vedete sulla demo di Tikmill, come dicevo però su UK, quindi chi ha il conto UK, a meno che non sia un cliente professionale, non può negoziare sulle criptovalute. In quel caso dovreste spostarvi sulla regolamentazione SAIS, che quindi aprire un nuovo conto per poi negoziare sulle cripto. Allora, gli ordini non partono automaticamente, Michele, perché questo non è un expert, per questione di compliance, come dicevo, non possiamo darvi l'expert. Se poi, ovviamente sapete che Salvatore è un programmatore, quindi poi potete contattarlo eventualmente, ma quelli sono discorsi tra voi privati. Quello che riguarda Tikmill, questo indicatore verrà dato gratuitamente a tutti i clienti real, quindi non demo. Chi ha un conto real con Tikmill, non ci sono limitazioni, può utilizzarlo, e quindi basta richiederlo poi sempre a Salvatore. L'email l'ho fatta vedere all'inizio, è salab76, se non sbaglio, @gmail.com, quindi non dovete contattare me perché io non ho l'indicatore, ma contattare direttamente lui. Quindi che siate o meno sotto il suo IB, comunque l'indicatore è vostro se avete un conto real, quindi senza altre limitazioni. Magari la mail così rimane, non la posso scrivere la mail sulla sì, sì, scrivila. Poi Pietro ti chiede se tu hai già testato qualche box più conveniente. Questo è magari un invito che faccio anche a voi, di andarvi a cercare delle diciamo così dei bias orari che possono interessare. Sicuramente Salvatore qualcosa già aveva fatto vedere sugli indici, e poi potete scoprire anche voi con l'indicatore, quindi divertirvi e magari anche postarlo sui nostri canali, che appunto è Telegram e Discord, dove ogni giorno comunque siamo lì che parliamo di trading, e quindi magari se ci segnalate anche il bello, no, di una community, anche quello di condividere e quindi crescere poi insieme e trovare comunque delle soluzioni ideali per tutti. Non dico sì, no, dicevo questo proprio perché di box ce ne sono un'infinità, è proprio la condivisione, cioè vi dico anche quest'altra cosa, il box lo potete mettere anche in fascia notturna, cioè che ne so, dalle 22 la sera alle 5 di mattina, magari cose che io non ho visto, arrivate voi e trovate un bias magari proficuo, magari sullo yen o su qualche altro indice. Divertitevi con questa ricetta di questo no, ma è molto bello, davvero interessante, perché io potrei già escludere a priori quelle fasce orarie che non funzionano e quindi dedicarmi solo a quelle che hanno un minimo di vantaggio oggettivo e statistico, e quindi lì andare poi magari a filtrare con delle proprie strategie. Molto un ottimo lavoro, complimenti. Grazie. Allora, l'email, si può avere l'email di Salvatore? Credo che no, l'ha inviata solo a tutti gli esperti. Inviarlo a tutti, sennò. Giusto. Lo scrivo io. Sarà. No, l'ho fatto. Ecco, dovrebbe essere lì. Ok. Ah, me lo sbagliato io, per tutti gli esperti. Ok. Ok. Quindi da domani potete richiedere l'indicatore chi ha il conto real, inviando l'email a Salvatore. Io poi mi invierò invece la registrazione, perché mi era stata chiesta la registrazione, la troverete sempre sul canale YouTube di Tikmill. Io direi che va bene così, Salvatore, grazie per quest'altro ottimo lavoro che si aggiunge già a tutti gli altri che hai fatto. Ne faremo altri, perché ne faremo tanti di webinar. Salvatore è un ottimo programmatore, quindi ci sono altre cose carine. Il prossimo, se non sbaglio, sarà sullo spread trading, ma poi vediamo. Vi informerò con esattezza. Ok, grazie a tutti e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti.